Sono stati diversi i temi all'ordine del giorno dell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Tra questi, inserito con carattere d'urgenza, anche la discussione relativa all'organizzazione di un nuovo ciclo di scuole sicure, lo screening organizzato le scorse settimane negli istituti superiori della città. La proposta a firma dei capigruppo di maggioranza di organizzare un nuovo giro di tamponi e di sottoporre la questione alla Regione per ottenere il sostegno economico necessario è stata approvata dal Consiglio con 21 voti favorevoli. Allo stesso tempo, però, durante la discussione in cui sono intervenuti diversi consiglieri, le rappresentanze di opposizione e la consigliera pentastellata Sperindei si sono dichiarate contrarie alla realizzazione di un nuovo giro di test. Le fila di centrodestra hanno rimarcato le difficoltà organizzative per la regione e la necessità attuale di destinare tutte le forze e il personale utile per svolgere l'operazione alla campagna di vaccinazione e a situazioni in cui, come accaduto con il verificarsi di focolai in alcune scuole, lo screening risulterebbe necessario. Queste le parole della consigliera di Prima Cepesaro, Giulia Marchionni. I nostri sanitari, infermieri, medici, personale tutto è impegnato in uno screening, in una campagna vaccinale di importanza elevatissima. Pensare di dire alla regione dacci i soldi per fare questa cosa quando si sa che tutte le forze sono impegnate per riuscire ad ottenere quell'immunità di gregge che soltanto un intervento a livello regionale totale con i vaccini consente, davvero è quanto mai ingiusto anche nei confronti delle altre province della nostra regione. Noi non possiamo pensare che tutta la regione debba girare intorno a Pesaro. Siamo tante province, siamo tanti cittadini, siamo uguali da Pesaro ad Ascoli. Non possiamo pensare di avere il fiocco rosso e pretendere che la regione finanzi uno screening soltanto per la nostra città perché ci riteniamo evidentemente migliori degli altri. Netta invece la posizione del sindaco Matteo Ricci, il quale ha sottolineato che se la regione decidesse di non appoggiare l'organizzazione dello screening, il comune si muoverà nuovamente in autonomia per renderlo attivo tra la fine di febbraio ed inizio di marzo, con i tamponi che questa volta si estenderanno anche alle scuole medie. Io credo che questo dovrebbe essere uno dei temi sui quali l'opposizione dovrebbe smettere di fare la classica opposizione, dovrebbe fare, diciamo, la parte responsabile di chi tiene alla propria città, al mondo della scuola e al mondo degli studenti. Perché la Regione Marche non deve utilizzare i 600.000 tamponi rimasti per tamponare, una, non dico una volta ogni 15 giorni perché basterebbero, ma una volta al mese tutti gli studenti delle Marche, in modo tale che anche se dovessero ricrearsi dei problemi sul contagio, eviteremmo di richiudere di nuovo la scuola. Noi ci siamo sostituiti alla Regione Marche e abbiamo dimostrato con i fatti, non con le chiacchiere o con le prese di posizione politiche pretestuose, che quello screening è utile. 5.200 persone tra studenti e insegnanti si sono tamponati. Sono emersi 16 positivi, quei 16 positivi avrebbero potuto infettare altre decine e decine di ragazzi e di famiglie. Probabilmente abbiamo evitato che anche qualche nonno o qualche genitore anziano a casa si infettasse e quindi abbiamo fatto una cosa utile. Chiediamo alla Regione, giustamente il Consiglio Comunale chiede alla Regione di fare questo screening a tutti gli studenti delle Marche, proprio perché chi vive ad Ascoli Piceno, va a scuola ad Ascoli Piceno, deve avere gli stessi diritti di chi va a scuola a Pesaro e lo stesso diritto di essere controllato di chi va a Pesaro. È una cosa che organizzativamente si può fare, l'abbiamo visto prima di Natale, l'impegno del personale sarebbe un terzo di quello impegnato nello screening generale e quindi io credo che dobbiamo incalzare la Regione affinché lo faccia. Se non lo farà, ci riorganizzeremo noi anche per la seconda fotografia, avremo dimostrato comunque che la cosa è utile ed è molto importante capire anche se saranno aumentati o meno i positivi.